Questo programma è offerto da Gelateria e Trattoria Rosari, da Mascia, cerimonie buffet su prenotazione, ampio giardino. Siamo a Quintano, in provincia di Cremona, via 4 novembre 14, telefono 03 73 71 164. Bentornati ad una nuova puntata di Cucinando con Passione. In questa puntata abbiamo come protagonista il tortello cremasco e abbiamo chiamato Valentina Armonio, che è stata una delle nostre prime partecipanti alla tortellata che facciamo qui a Rosari, e lei ha vinto l'etichetta il Bel Bè. Raccontaci un po' l'esperienza, com'è andata, il tortello, anche cosa rappresenta per te questa passione, dove è nata? Allora, vabbè, il tortello arriva da famiglia, che mio papà quintanese da una nascita, arriva dalla mamma di mio papà, che la ricetta è stata rimandata da famiglia a famiglia, e è il piatto tipico cremasco. Il nostro territorio, esatto, anche perché il tortello cremasco, la vera ricetta non c'è. Si dice che non c'è, però, nel senso, dalle nonne, tu hai fatto qualche modifica nella tua? No, quella è la ricetta che mia mamma mi ha dato, perché arriva dalla famiglia, quella è... E non l'hai personalizzata? No, perché secondo me è buono. È buono così com'è, sì. Infatti, Bel Bè. Esatto, forse era... mi ha dato quello. E ti piace il tortello? Sì, sono molto. Anche perché il tortello è particolare, anche perché fatto c'ha questo ripieno dolce con l'amaretto gallina, esatto, giusto? Esatto, sì, quello nero. E infatti è un piatto che secondo me o piace o non piace, non c'è la via di mezzo. C'è chi lo odia e chi lo ama. Non c'è la via di mezzo. C'è il ripieno. Non mi piace, no. O buono o no. Anche perché appunto c'è il ripieno che è dolce, poi invece... La pasta che è pasta all'uovo. Poi c'è chi la fa diversa, io abituata a pasta all'uovo. Quindi adesso andremo in cucina con Melissa e Masha, che aiuteranno in questo, e Valentina ci farà vedere questi ingredienti segreti, questa ricetta della nonna. Esatto. Quindi corriamo subito a vedere come si fa. Eccoci in cucina con Valentina, che questa puntata sarà la cuoca, e Melissa e Masha. Allora, gli ingredienti per fare il tortello cremasco. 300 g di amaretti gallina, 100 g di grana, 80 g di uvetta, 70 g di cedro, un tuorlo, una mentina, noce moscata, marsala secco, brodo di carne, pane grattugiato. Mentre per la pasta c'è 1 chilo di farina, 2 uova, il latte e un pizzico di sale. E il burro per il condimento. Prima cosa mettiamo l'uvetta in ammollo, perché deve essere morbida, nel un goccio d'acqua. Tagliare un po' il cedro, che poi verrà tritato insieme all'uvetta e agli amaretti. Una volta ammollata l'uvetta, la scoliamo e la asciughiamo e la mettiamo nel tritatutto insieme al cedro. Adesso mettiamo insieme l'amaretto, insieme a tutti l'amaretto, tritandolo. Allora, qua abbiamo già mischiato il grana, il pane grattugiato e la noce moscata. E ci mettiamo il tuorlo d'uovo. E incomincio.
goccio di marsala. Un goccio di brodo man mano che si impasta, se non si compatta bene. Nel frattempo Melissa sta pestando la mentina, che poi si andrà ad aggiungere in questo composto. Adesso lo facciamo riposare coperto nel frigorifero una notte per far sì che i sapori si uniscono bene. Dopo aver visto il ripieno, vediamo come si fa la pasta. Allora, un chilo di farina. Un pizzico di sale. E due uova. E si incomincia. Con l'aiuto di una forchetta si va. Inizio con l'aiuto di una forchetta per sbattere l'uovo e dopo vado con le mani. Comincio poi col latte pian piano. E la pasta è pronta. Bisogna lasciarla riposare anche questa. Si può tirare benissimo subito e si va all'inizio per la preparazione del tortello. Andiamo subito a tirarla. Allora, iniziamo col passarla nella parte più grande della macchina per incominciare a lavorarla un po'. Per passarlo nell'ultimo la tagliamo grossa a metà per far sì che non facciamo fatica dopo a stenderla per lavorarla. Quindi quando è pronta e tirata si mette su un panno per poterlo tagliare con la rotella per fare le forme del tortello. Quindi iniziamo il taglio con le forme. Allora, base alla sfoglia, due o tre parti e poi si fanno i quadrati. Nel frattempo Melissa sta lavorando il ripieno. Cosa stai facendo? Sto preparando dei rotolini per problemi poi di... Per velocizzare. Per poi metterlo dentro nei quadrati nella forma. Vabbè, ovviamente per ottimizzare il tempo, questo è già stato preparato ieri, quindi è stato fatto riposare una notte ed è pronto per riempire la pasta. Vediamo adesso anche Valentina che li va a chiudere. Quando si chiudono bisogna stare attenti a far uscire l'aria in caso si faccia e si schiacciano intorno al pieno per far sì che... E poi si ottimizza l'ultima fine per essere sicuri che sono chiusi con la forchetta.
I tortelli sono pronti e andiamo a farli cuocere. Allora, nel frattempo che preparavamo i tortelli abbiamo messo sull'acqua ai fornelli, portata a bollore, salata, e adesso si buttano. Se si stacca. Dopo, una volta che arriveranno a galla, si abbassa il fuoco per una 15-20 minuti di cottura e sono pronti, poi vanno conditi. Intanto abbiamo messo sul burro con la salvia che va fatto sciogliere con una foglia di una due foglie di salvia per far sì che prenda il sapore, che poi vanno inondati nel burro con il grana sopra. Allora, adesso i tortelli sono pronti, con l'aiuto di una schiumarola li scoliamo, perché buttandoli nel colapasta come una pasta normale si romperebbero tutti, invece così viene sgocciolato bene dall'acqua e li mettiamo nella teglia. Se ne mettono un po', si mette su lo strato di burro perché devono annegare proprio nel burro. Ok. Il grana e poi si fa sopra l'altro strato di tortelli, fino sempre così, facendo strato, poi burro e grana. Poi è anche importante il fatto che venga messo prima il burro e poi il grana. Così, esatto, il burro lui prende, il grana si appoggia anche nel burro per essere ben attaccato al tortello. Dopo aver visto Valentina che ci ha raccontato la ricetta segreta di sua nonna sul tortello cremasco, sentiamo Filippo Gastaldi, il nostro sommelier, che vino ci consiglia. Ciao a tutti. Oggi con questo piatto della tradizione cremasca, che presenta caratteristiche di spiccata aromaticità e ottimi profumi e sapori in bocca, con ovviamente la tendenza poi dolce sul finale, visto che l'impasto è prevalentemente con l'amaretto, ho scelto di abbinare una bollicina effervescente, quindi, che proviene dalla zona storica della Val d'Obbiadene Conegliano di OCG, un prosecco superiore, millesimato, quindi di ottima fattura e finezza. Una bollicina che aiuta a contrastare questa tendenza dolce e questa morbidezza del ripieno, e che delicatamente lo accompagna verso il finale, visto che comunque è un piatto tutto sommato delicato e bello profumato. I profumi poi del vino si ritrovano anche all'interno del ripieno, quindi la scorza da candita di cedro e anche quella, la nota di biscottino, di amaretto. Un piatto molto delicato per un vino effervescente. Grazie Filippo, ringraziamo anche Valentina, ringrazio per essere stati con noi anche in questa puntata, vi aspetto alla prossima, vi lascio con la musica di Evergreen. Questo programma è stato offerto da Gelateria e Trattoria Rosari, Damascia, cerimonie buffet su prenotazione, ampio giardino. Siamo a Quintano, in provincia di Cremona, via 4 novembre 14, telefono 03 73 71 164.